della Mostra di Marianna? A me la Mostra di Marianna mi ha interessato molto, mi sono piaciuti molto i quadri, i disegni, molto bene. È stata una sorpresa, sai, perché io non la conoscevo, non avevo mai visto niente. Era amico di Giovanni Pisani, il marito, ma di lei non avevo visto niente. Invece sono rimasta molto bene sono rimasto molto contento. Allora, credo che sia molto importante che il Museo del Novecento, che è sempre un pezzo non solo del mio cuore, ma un pezzo importante della storia di questa città, si arricchisca di volta in volta di approfondimenti significativi. E questa mostra dedicata a Marianna Troise, che ha attraversato la vita dell'arte degli ultimi decenni a Napoli con la sua capacità di danzatrice, ma anche e soprattutto come, perché ormai queste distinzioni non valgono più, con la sua capacità di creare attraverso media diversi linguaggi nuovi, esperienze, emozioni, sia di particolare interesse per questo museo, perché non solo il museo si arricchisce di un'altra opera importante che è il suo pannello Pollock, ma soprattutto assolve al suo ruolo fondamentale, quello di contribuire a farci conoscere la storia della nostra città in modo significativo. Grazie. Aveva voce, è stata chiamata Marianna Troise a Napoli, l'aspettavamo da un po' di tempo. L'emozione che si prova ad essere inserita nel contesto del contemporaneo a Napoli. Ma sono molto contenta che il mio Pollock sia nel Museo Novecento. Sono molto contenta. Emozionante, sì. Emozionante anche oggi perché c'è la mia mostra Il tempo che ricorda. Vero, vero. Come nasce? Che ti torna. Come nasce l'idea, il progetto di questa mostra? Questa prende inizio da un quadro di Edgar Ende che si chiama Lo specchietto retrovisore. Io da quello ho fatto una struttura con Il tempo che ritorna. Come già era successo per un altro lavoro sempre di Edgar Ende, alla Certosa di Padula nel 2003. Vediamo anche lì un'opera, sì, che è esposta. Sì. Dai lunghi capelli di Edgar Ende, sì, e le esibisce del tempo in più. Marianna Troise. Erano là che c'erano delle clessidre, però erano tante piccole clessidre che avevano sabbie differenti, perciò si donavano questo tempo di più alle persone. Invece questa è al contrario, è liquido, è un materiale che va dal basso verso l'alto, perciò ritorna, così come un rigurgito. E lo specchio è presente spesso nel mio lavoro. Anche uno dei miei primi lavori era sulle opere della Sposa Nera, non solo agli specchi, che vinse un premio importante a Parigi nel lontano 86. È una giovanissima artista. Grazie Marianna. Grazie a te, grazie. Vabbè, adesso dobbiamo terminare perché non c'è tutto praticamente sono state 40 anni e non lo diciamo, su, ieri abbiamo fatto questa cosa. Ma tu hai capito questo chi è? Lo ricordi chi è? No. È Franco Palantoni. È Franco Palantoni. Francesco. Francesco, all'epoca si chiamava Franco. A Palazzo Marigliano. A Palazzo Marigliano. Palazzo Marigliano. Quando tenevo lo studio insieme eccetera eccetera. Ma 83. 93, 2003, vabbè, insomma così. Un alto e altro tassello di grande cultura si inserisce a Castel Sant'Elmo nel contemporaneo napoletano. Stiamo organizzando un'operazione interessante con l'aiuto di tutti, sono molti giovani. Che è quella di naturalmente estrapolare o meglio organizzare dei focus sugli artisti presenti nel Museo del Novecento.
Perché? Perché io sono convinta di una cosa, e sono convinta, ma è una convinzione provata, nel senso che ho gestito per lungo tempo Terremotus e ho visto l'atteggiamento del visitatore comune nei confronti di Terremotus. Il contemporaneo è fatto per gli uomini di cultura, non per il popolo. E chi vuole affrontare il contemporaneo deve essere molto colto. Per cui chiaramente lo devi spiegare il contemporaneo, che ne dicano i critici contemporanei. E allora noi vogliamo fare questo. La gente non entra nel Museo del Novecento, che rappresenta un'operazione istituzionale importante, perché racconta di Napoli, del contemporaneo a Napoli. E siccome Napoli non è nei percorsi turistici culturali, purtroppo, non lo è stata per lungo tempo, anche se è la città più bella del mondo, io di questa sono convinta, venivano qui a Sant'Elmo peraltro, venivano a Sant'Elmo per vedere Napoli dall'alto, perché il grande attrattore è Napoli. Così come io sono stata direttore della Reggia, il grande attrattore non è Caserta, ma è la Reggia. Quindi la grande attrazione di questo luogo è Napoli. Tutto il resto lo dobbiamo spiegare, anche il contemporaneo a Napoli, perché dobbiamo finirla anche con gli atteggiamenti provinciali. Beh, ma lo devono sapere, ma chi l'ha detto? È chiaro che il contemporaneo napoletano deriva dalla grande tradizione dell'Accademia Napoletana, che, non so se mi spiego, l'Accademia di Carlo di Borbone, e tutto quello che è venuto fuori in quel momento è un fatto eccezionale, straordinario. Altrettanto eccezionale è il contemporaneo, ma lo devi spiegare, lo devi far conoscere, devi invitare le persone a vederlo. Non dobbiamo dare per scontato che la gente deve entrare per forza perché è un'operazione culturale importante. No, noi abbiamo un compito istituzionale, noi siamo Stato, quindi lo Stato ha il compito di educare, e noi ci stiamo provando. Quindi con Marianna oggi, ma insomma con Pirozzi, ma con tutti gli altri lo faremo, perché ho avuto la sensazione, ecco, il mio direttore regionale che è romana, e io sono stata a lungo a Roma, quando ho visto questo museo ho detto ma è provinciale, e no, e basta, no, non è provinciale, sono gli artisti napoletani che si sono formati confrontandosi, sono poco noti perché anche l'arte del Cinquecento napoletana è poco nota, e allora basta. Così come questo castello è poco noto, perché fino a pochi anni fa mia madre, che ha 92 anni, non lo conosce, era della Marina Militare, ma questo è un posto eccezionale, l'ha fatto Escrivà. Escrivà era un genio, i bunker tedeschi sono stati copiati da questo castello. Qui è stato Tommaso Campanella, è stato sottoterra, l'ho detto, l'ho scritto nella presentazione per Marianna. L'ho scritto perché mi piaceva che si potesse esorcizzare tutto ciò che di negativo contiene questo castello. Perché che cosa voleva fare Don Pedro e Carlo V? Volevano dominare questa città. Io credo che questa città non la si possa dominare, nessuno la può dominare, perché è una città forte, è una sirena che ammalia, e sono testimoni quei due giovani professionisti lì, bolognese e torinese. Ti prende, in favore di ti prende, sono loro in favore di Telegram. Loro sono un corso di alta formazione della LIS. Eccoci. Ecco. Siamo ci noi. Tengo a dirlo. Sono torinese. Io la bolognese. Io sono Tommaso Saitori, vengo da Biella. E Giulia Fornasero, della provincia di Bologna, Castel San Pietro Terme, per la precisione. Ed è vero che Napoli è una sirena che ammaglia, perché... Ditelo, perché... Ed è anche una città... Allora, io voglio... Perfetto, io voglio ricordare una cosa. Lo devo ricordare a tutti i napoletani, perché loro... io sono figlia di un napoletano, hanno la difficoltà di capire quanto è grande la loro città, si sono abituati alla bellezza, troppa bellezza, troppa. Allora, Carlo di Borbone era spagnolo, non era napoletano, diventa napoletano. Quando arrivano i francesi, Gioacchino Murat era francese, si innamora di Napoli, addirittura lascia quella splendida moglie Carolina, Carolina Bonaparte, che, e quando dicono la regina Carolina, i napoletani si riferiscono a Carolina, che era bellissima, che forma addirittura la reggenza, e addirittura
realizza le fabbriche di corallo, e il corallo che si lavora a Torre del Greco diventa diademi da regina. Prima col corallo si adornavano le contadine, con Carolina si innamora perdutamente di Napoli.